siccome significa vento, poi è arrivato a significare spirito. Facciamo un esempio. L'ho già fatto qualche altra volta, mi spiace per chi l'ha già sentito, ma è molto significativo. Io ieri pomeriggio avevo bisogno di sollevarmi lo spirito, quindi tirarmi un po' sul morale. Quindi sono stato a trovare un mio amico che mi diverte moltissimo perché è un uomo di spirito, quindi discomica. A lui piace molto distillare lo spirito dalle minacce. Mentre lo aiutavo, gli ho raccontato che quest'estate ho messo via le prugne sotto spirito. Quindi lui distira la grappa, io ho messo via le prugne sotto l'alcol a 95 gradi. Lui è uno che gioca a calcetto ed è molto apprezzato perché sa creare lo spirito di squadra. Vicino a casa sua c'è una costruzione del 1700 che si dice essere popolata da spiriti. Quante volte ho usato il termine spirito? Ogni volta con un significato diverso. Ma nessuno di voi ha avuto dei dubbi, no? Si capiva benissimo. Okay? Questa è la polisemia. Bene. L'ebraico è la lingua polisemica per eccellenza, ma guarda caso, ruach significa sempre solo spirito. Cioè la polisemia lì non c'è più. Allora che cosa dice il libro di Ezechiele sullo spirito? Dice che un giorno lui era sulle rive del fiume Chebar e vede arrivare da nord il ruach degli Elohim. Quindi lo spirito di Dio arriva da nord, il che vuol dire che non è né a est, né a sud, né a ovest. E neanche lì, perché arriva producendo vento di tempesta. E dice Ezechiele, il ruach degli Elohim, versetto 1.8, il ruach degli Elohim è come il kavod di Yahweh. Cioè, sono uguali. Nel capitolo 3, dal versetto 12, Ezechiele racconta di salire sul ruach degli Elohim. E dice, udì, versetto 3, capitolo 3, versetto 12, se lo troviamo. Sì. Cosa dice? E uno spirito mi sospingeva in cioè, sì? Di me, il suono di una grande impetuosità, benedetta sia la gloria di Geova dal suo luogo, e c'era il suono delle ali delle creature viventi, che da presso si toccavano l'una con l'altra. E da presso il suono no, di fermo. Cioè, è proprio una traduzione di fantasia. Come vedete, non la contrappongo alle mie, eh? Parlo sempre delle Bibbie che avete in casa. Poi diciamo così si capisce meglio. Un ruach mi sollevò e udì dietro a me un fragore di gran terremoto mentre il kavod di Yahweh si alzava da quel posto. Ok? Il che vuol dire che la gloria di Dio, che dovete prenotare per vederla, non la potete guardare da davanti, ma la potete guardare di dietro, se vi passa vicino vi uccide, se ce l'avete dietro la schiena non la vedete, ma se per caso decide di alzarsi da terra fa un gran casino e la sentite. Cosa? Una nave della schizziata. Allora, questa roba qui sarebbe la gloria di Dio. Quindi la descrizione della Bibbia è quella che abbiamo appena visto, non l'abbiamo letta. La gloria di Dio fa questa roba. Io qui in questo libro ho raccolto alcune delle definizioni, ma vi invito ad andarle a cercare nei testi di catechesi, di teologia, eccetera. Sentite che cosa si dice del Kavod, che fa tutte quelle robe che abbiamo appena letto. È come un diamante a più facce che rifrange la luce in molti modi e gradazioni. È una categoria teologica. I suoi tanti possibili significati ci aiutano a comprendere qualcosa del mistero di Dio. Denota la rivelazione dell'essere natura e presenza di Dio. Non è un fenomeno fisico impersonale separato da se stesso, ma un'espressione personale di se stesso all'uomo. È la manifestazione della trascendenza divina, è il potere salvifico di Dio, è la rivelazione di come Egli desidera di essere conosciuto da noi. E
poi sono io quello che ha fantasia. Ma lo dico veramente, poi sono io quello che ha fantasia. Ma ci vuole coraggio a inventare delle robe del genere dopo che nella Bibbia sul cavò c'è scritto quella roba lì, che se ce l'avete dietro la schiena si alza da terra, fa rumore. Ma da dove le ricavano queste cose qui? Settima fetta. Ci sono domande? Sì, io ho letto il libro di Enoch. Sì. Sono andato a letto proprio, poi c'erano le spiegazioni dopo, ma credevo proprio che si fosse fatto proprio per dire, perché lui dice che fa un viaggio dentro la sua mente e che avevano dato agli uomini troppe nozioni, come dice lei, e le avevano nascoste negli alberi della mente. Allora però adesso lo rilengo, quello che dice lei, allora dice giusto, allora, perché parla delle generazioni future nostre, che ci sarebbe stata la bomba atomica e tutto il resto. Come Sodoma e Gomorra. È la stessa cosa, quando va su, quella cella, è quello. Allora lo descrive come un viaggio interno al suo cervello. No, no, è tutto un viaggio esterno. Adesso lo leggo diverso, lo posso fare. È tutto un viaggio esterno. Devo fare un altro esempio. Si parla delle leggende dei miti peruviani, sì, di Viracocha e degli dei che erano la base di Viracocha. Praticamente sono gli stessi, perché era bianco, aveva la barba ed era giunto dal mare su una nave velocissima che si immergeva. Sono gli stessi. Sono gli stessi. Quindi anche in Perù c'è questa tradizione. Uguale. Questa tradizione c'è ovunque, nel senso che c'è presso i Maori, c'è presso gli Zulu, beh, lasciamo stare il Medio Oriente e l'Estremo Oriente che abbiamo detto prima, lì è pieno di racconti di quel tipo lì. Beh, ci sono delle saghe dei Norreni, quindi insomma sull'estremo nord dell'Europa, ci sono nei racconti dei Tuatha De Dana dei Celti, ci sono nei racconti degli indiani, di alcune tribù indiane del Nord America, ci sono, vabbè, Centro-Sud America, quindi a partire dagli Inca, Aztechi, Maya, eccetera. Per esempio, non so, avete tutti presente la rappresentazione dell'uomo di Palenque? Sì. Quello seduto dentro. Il pilota, no? Sì. Allora, quella è, dal mio punto di vista, la rappresentazione più vicina in assoluto a un cherubino. Nel senso che, mentre gli angeli, cioè i cosiddetti malachim della Bibbia, non hanno nulla a che vedere con gli angeli intesi come entità spirituali, perché erano individui in carne ed ossa, l'esegesi ebraica dice il termine ebraico malach, tradotto in italiano con angelo, ha come soggetto gli esseri umani comuni, cioè individui in carne ed ossa. I cherubini non solo non erano angeli, ma non erano neppure individui in carne ed ossa, ma erano macchine. Io ho dedicato due capitoli perché mi rendo conto che dire che i cherubini erano macchine. I cherubini, scrive l'esegesi ebraica, è noto agli ebrei attraverso il Talmud che erano oggetti meccanici, una specie di robot che servivano a, eccetera. Quindi anche questo, come l'ingegneria genetica, lo sanno da sempre. Ed erano macchine sulle quali, dice la Bibbia, Yahweh viaggiava stando seduti come si sta seduti a cavallo. E avevano dietro un sistema di ruote concentriche, di cui la più interna era chiamata Gilgal, che vuol dire ruota fiammeggiante che turbina. Ruota fiammeggiante che turbina. E quindi Yahweh ci viaggiava stando così. E se voi avete presente la rappresentazione di Pakal, cioè dell'uomo di Palenque, è esattamente quello. Sì. Ha persino le fiamme dietro. Esattamente. Ha persino le fiamme dietro. È seduto come si sta seduti a cavallo. Ecco, se lo sta cercando, poi magari... Vero che lo sta cercando? No, sono ben presente. No, perché magari si trova l'immagine, se qualcuno non ce l'aveva presente lo potevamo far vedere. E quindi ci racconta questo. Tra l'altro, sempre Ezechiele ci dice appunto che la prima volta che vede arrivare il Ruach degli Elohim, poi da sotto il Ruach degli Elohim si staccano quattro cose che lui definisce Hayot, che vuol dire cose viventi.
nel senso che si muovevano zigzagando indipendentemente l'una dall'altra, andavano in tutte le direzioni. E dice Ezechiele che si giravano senza che ci fosse la necessità che le ruote si girassero. Quindi queste ruote si spostavano direttamente con loro, anche perché erano appunto sistemi di cerchi concentrici posteriori, eccetera. Quando la seconda, lui lì li vede su questa pianura vicino al fiume Chebar, eccetera. Quando poi racconta di salire sul Ruach, come abbiamo detto prima, che quindi sente il rumore dietro del Kavod che si alza, quindi più chiaro di così, non so come si può, tant'è che appunto ripeto, sia i rabbi ebrei sia i vescovi dicono questa roba qui, spieghiamola a pochi perché poi sennò la gente la capisce, ovviamente. E allora dice appunto che lui sale sul Ruach e lo portano su una città che viene normalmente identificata con Gerusalemme. Facciamo finta che sia Gerusalemme, non è un problema. Arrivano sulla parte del tempio, diciamo del cortile, il tempio era la dimora di questi qui, da sotto del Ruach si staccano queste quattro queste cose che scendono nel cortile. E dice Ezechiele che quelli che erano fuori dal cortile, che quindi erano divisi dal muro, non le vedevano quelle cose lì, ma sentivano il rumore che facevano. Poi il Ruach va nella parte più interna, fa delle cose, ritorna sulla verticale, queste cose qui si alzano, dice Ezechiele, alzano le ali, si alzano, si in sostanza riagganciano e assieme vanno su un'altura che è al di fuori della città. E lì Ezechiele dice, e lì ho capito che quelle cose, che quelle hayot, cioè quelle cose viventi che avevo visto là sul fiume Chebar, sono i cherubim, cioè sono i cherubini. Cioè macchine volanti monoposto che viaggiavano o agganciate alle ruote degli Elohim oppure si sganciavano e viaggiavano indipendentemente e si stava sopra seduti come si sta seduti a cavallo. Questo dice la Bibbia. Quindi, allora io dico, già non sappiamo un sacco di cose, ma almeno proviamo a dare credito a quello che c'è scritto. Perché se poi su quello che c'è scritto diciamo che non vuole neanche dire quello, ma vuol dire un'altra cosa, allora veramente. La cosa interessante qual è? Che noi possiamo certamente partire dal presupposto che la Bibbia ci racconti un sacco di balle, ci mancherebbe. Però per fortuna ci sono tutta una serie di racconti che corrispondono ai racconti di popoli di tutti i continenti della Terra. E quindi queste cose hanno almeno la probabilità di essere vere. Perché corrispondono ad altri racconti. Perché è chiaro che se fosse soltanto la Bibbia a raccontarla, allora uno potrebbe dire, vabbè, prendiamoli così e finito. Se invece pensiamo e sappiamo che corrispondono a racconti di altri popoli, lontanissimi sia nel tempo che nello spazio, allora possiamo cominciare a pensare che forse c'è la probabilità che tutta una serie, che almeno il succo di quei racconti lì sia vero. Così come appunto i popoli, no, dei vari continenti ci raccontano di questi, diciamo, figli delle stelle che sono arrivati qui e hanno fatto tutta una serie di cose tra cui fabbricare l'uomo, che è lo stesso racconto che ci fa la Bibbia, cioè di questi qui che hanno fabbricato l'Adam, non creato. Il concetto di creazione, infatti, titolo lì, non c'è creazione nella Bibbia, il concetto di creazione, soprattutto di creazione dal nulla, nella Bibbia non c'è. Il termine bara non significa creare in nessuna lingua semitica. Significa intervenire su una situazione esistente per modificarla. Creare, il concetto di creazione non esiste nella Bibbia. Allora questi sono arrivati, si sono scelti un posto dove installarsi, e la prima cosa che hanno fatto è stata quella di ovviamente far sì che quel posto fosse per loro vivibile e utilizzabile. Allora, il primo capitolo della Genesi, quello dove si dice in principio Dio creò i cieli e la terra, in realtà è il racconto della costruzione di una diga e della bonifica di un territorio. Lì, in quel libro lì, è tutto descritto con le traduzioni letterali. Quindi sono arrivati, si sono fatti una riserva d'acqua, hanno...